Dzeko, è tornato il sorriso più per il campo, per la vittoria sul campo, più per l'assemblea di questa mattina? Ma diciamo per tutte e due, però quella di stamattina non era preoccupante, la partita invece sì, perché poteva finire con una tripla 1x2, invece sul fronte societario non ci sono stati problemi come io già sapevo, e quindi abbiamo preso 6 punti, 1-3 la vittoria di questa mattina e 3 quella di oggi. Sul fronte societario tutto sereno, è stato ricapitalizzato la società, da 10 milioni di capitale sociale è passata a 4 milioni, capitale interamente sottoscritto che sarà versato nei tempi che occorrono, nei tempi che serviranno da spendere per queste cifre, quindi nessun problema. Il 1.800.000 è già stato versato stamattina, i 2.200.000 si verseranno così, quando gli amministratori decideranno che i soci debbano versare la quota dei 2.200.000. Quindi tutto sereno, tutto tranquillo, ci fa ben sperare per le prossime due trasferte che sono importanti, e io spero che sia forse più positiva per noi la trasferta di Piacenza che non quella di Ascoli, che è un campo un po' più ostico, per noi un po' più duro. Una delle due, se dovesse andare bene una delle due, io credo che il Pescara si rimetterebbe in quel posto che poi voi vi fa dire quella famosa parola che io non dirò fino al raggiungimento dei 50-51 punti, raggiunti i quali poi ci divertiremo tutti insieme. Cristian, sei tornato al gol, è tornata la vittoria il Pescara, meglio di così? Sì, diciamo che è arrivato tutto insieme, è arrivata sta primavera, oggi quasi estate, una vittoria importantissima perché veniamo da partite, da un momento molto particolare, abbiamo ritrovato la vittoria, penso il nostro pubblico, penso anche a tratti anche il nostro gioco e soprattutto 3 punti fondamentali, insomma in questo momento per la classifica era uno scontro diretto importantissimo, ci sono altre 8 partite importanti, ma metterci un attimo lì e poter respirare un attimo penso che era la vigilia la cosa più importante, siamo stati fortunati e bravi e alla fine insomma è arrivata una vittoria che ci rende felici. È tornato anche Cristian Bucchi, oggi un gol alla Bucchi. Sì, quelli sono i miei gol, insomma, in area di rigore in genere insomma, è il mio pane, è normale, insomma, è merito della squadra, ha fatto un grandissimo assist Petterini, ha messo una bellissima palla, è normale insomma, che quando riusciamo a essere nell'area avversaria mi trovo a mio agio. Più si allontani dalla porta, più ovviamente gli attaccanti fanno un po' fatica, però serve tutto in questo momento, quindi insomma oggi è bastato il mio gol, prossima partita insomma speriamo di continuare ecco, a giocare come abbiamo fatto a tratti e soprattutto ecco, magari di creare più occasioni, di chiudere le partite prima, non soffrire fino alla fine e di poi di divertirci perché penso che sia la base proprio del nostro calcio, no? Quando invece cominciamo a metterci le pressioni addosso poi magari abbiamo qualche difficoltà in più. Senti, la prestazione di oggi che segue i 90 minuti di Modena, anche dal punto di vista fisico, che sensazioni hai? No, dicevo prima, a Modena ho giocato 90 minuti dopo 14 mesi, quindi era già per me un successo, è normale che purtroppo c'è stata una sconfitta, però devo tenere in considerazione i due aspetti, no? Quello di squadra e quello mio e io sto sempre migliorando, quindi volevo ringraziare ovviamente il mister che mi dà la possibilità di giocare con continuità, di mettere minutaggio sulle gambe, è quello che cercavo, che mi mancava per tornare ai miei livelli, quindi speriamo che da qua alla fine insomma, ci siano ancora tante possibilità di poter giocare e di far bene, perché alla fine quello è l'importante per Cristian, ma per la squadra, per il Pescara, per tutti. Chiudiamo, guardiamo i playoff, torniamo a guardare i playoff oppure la salvezza? Ma noi i playoff ci abbiamo guardato per la classifica perché eravamo lì, però noi abbiamo un obiettivo fondamentale, quello di poterci godere minimo la Serie B il prossimo anno, quindi intanto conserviamo questa categoria che per Pescara dopo tutte le sofferenze che ha avuto penso sia già una soddisfazione immensa. Poi ripeto, se abbiamo la bravura di centrare questo obiettivo il prima possibile, le ultime partite possiamo giocarcela a sbarazzine e pensare a qualcosa di più, però il nostro unico obiettivo è di rimanere oggi alla giornata la salvezza. Faticaccia pure tutte le interviste alla fine della partita, però oggi è tornato il sorriso, anche sul viso di Eusebio Di Francesco. Ma no, sono più arrabbiato di prima, nel senso che bisogna mantenere questa mentalità che abbiamo avuto fino adesso, questa squadra non ha bisogno di troppi sorrisi, ma bisogna stare sempre sul pezzo, lo ribadisco per l'ennesima volta, è stato fatto più un lavoro penso psicologico e mentale che un discorso di lavoro tattico relativo, perché questa squadra anche in questo modo di giocare ha assimilato determinati concetti col tempo, lo fa dall'anno scorso. Abbiamo recuperato dei uomini importanti,
Anche se devo dire non proprio centrocampisti proprio del ruolo, perché devono fare ancora sia Ariatti, che è più abituato a fare magari la mezzala all'esterno, assimilare bene ancora il ruolo di centrocampista centrale. Però dai, rispetto a Modena, un altro Pescara, almeno per atteggiamento, per cattiveria. Ma sono quello che abbiamo lavorato sta settimana. Io ho chiesto questo, se ti ricordi, in settimana. Non ho chiesto o diagonali o quant'altro, altre situazioni. Ho chiesto solo compattezza di squadra, determinazione, cattiveria, la voglia di arrivare al risultato tutti quanti insieme. Che facciamo? Noi giornalisti ripartiamo con il discorso playoff e invece voi pensate alla salvezza, va bene così? È giusto, se no che ne parli, se diventi monotematico. È anche giusto che tu abbia in questo momento la fortuna che abbiamo noi e la fortuna che hai te di poter parlare di due cose. Questo penso sia una cosa positiva, non è una cosa negativa, però io ribadisco per l'ennesima volta che il nostro obiettivo cos'è? Salvezza. Ecco, divento anche un po' noioso a dirlo, però ricordiamoci quello che abbiamo passato due ore fa, di quello che si parlava due ore fa, delle paure che c'erano due ore fa. Adesso magari c'è maggiore serenità, ma io preferisco non averla più di tanto. Diciamo anche qualcosa di positivo che ti è piaciuto sull'aspetto tattico, o meglio ancora, qualche singolo che oggi ha risposto alla grande, se dico Bucchi per esempio? Ha fatto benissimo, magari dopo la prestazione qualcuno mi avrebbe dato del matto, avrebbe fatto rigiocare questa partita in casa, ma ritenevo giusto, anche avendolo visto in settimana e per la tipologia di gara che andavamo a fare e per il compagno di reparto che gli ho messo vicino, che fosse il giocatore ideale. Devo dire che mi ha dato la risposta giusta. Ti fa capire che a volte si indovinano, si provano, si sceglie, si fanno delle scelte, sono pagato per questo e poi è il mio lavoro. In questo caso è andata bene, ma anche sotto il profilo della prestazione, il fatto di saper tenere palla, di far salire la squadra, di essere bravo anche nello pizzicare e sporcare tanti palloni. Dai, un po' di serenità però c'è adesso, in più. Si lavora meglio con questo spirito? Beh, aiuta a lavorare meglio, ma non abbassiamo la guardia. Merichini, siete partiti benissimo, poi una gara che non si è sviluppata come volevate. Sì, siamo partiti bene, poi dopo abbiamo subito questo gol, una volta subito il gol diventava tutto molto più difficile. Abbiamo preso questa traversa, abbiamo avuto un'altra palla importante con Eramo, poi abbiamo cercato di costruire, ma una volta in vantaggio il Pescara chiudeva bene, ripartiva negli spazi, poteva essere pericoloso, anzi il fatto che non abbiamo subito molti tiri in porta, questo va diciamo un po' a merito dei miei giocatori, anche se voglio, pretendo e voglio di più, insomma, perché nel secondo tempo abbiamo fatto un forcing più di cuore che col cervello, e questo a sti livelli bisogna sempre avere un certo ragionamento, avere sempre una certa logica in tutte le giocate che si fanno.